bentornati alla rubrica Punto di Non Ritorno. In questa puntata affronteremo il punto di non ritorno di un uomo di grande spessore, di un certo peso, di un certo peso della nostra compagnia. Francesco, come hai iniziato questo hobby? Domanda semplice ma molto piccola. Per me, credo a differenza vostra, è molto difficile ricordare, visto il tempo passato, siamo ancora negli anni 80 quando cominciai a avvicinare al hobby. In realtà ho avuto un avvicinamento inconsapevole all'inizio. Pochi sanno che nasco prima come modellista che non come hobbista, invece. Nel senso che a 8 anni, per la prima volta, ero in campeggio sul lago di Iseo con mio nonno, finì praticamente in un negozio di modellismo. Mai visto un negozio di modellismo, scambiato ovviamente per un negozio di giocattoli, perché c'erano gli aeroplanini, c'erano le macchinine, le moto, i carro armati, eccetera, eccetera. Fatto sta che me ne uscì da quel negozio con un modellino di un elicottero. Scala in su, mio nonno mi prese quello che costava di meno, perché avevo 8 anni, di fronte a un modellino da modellista, tutte, diciamo, le probabilità erano contro di me. Tra l'altro ricordo benissimo che mi costruì un set di attrezzi da modellismo, perché non me li comprarono, giustamente, visto anche il costo, e rubai la forbice da cucito a mia nonna, la lima per unghie a mia zia, e non mi ricordo che recuperai un barattolino d'attack. Eri cleptomane. Eh sì, riuscì a montare tutto l'elicottero, a parte le pale che non stavano su, perché i tempi di asciugatura della colla era uno dei tempi di posa, come si direbbe oggi, era un concetto a me sconosciuto. Di lì però la cosa mi piacque tanto, infatti non mollai. E il primo incontro? Avvenne in un negozio di giocattoli. Io purtroppo non stavo, quando ero abbastanza piccolo, non ho vissuto in centri, diciamo, forniti per quanto riguarda modellismo o altro, però c'erano tipo le giocherie, eccetera, eccetera, e con un gioco in scatola in particolare. Eravamo sempre negli anni 80. Una domanda, ma negli anni 80 si andava alle elementari? E non lo so, non so se ancora c'era, ci fosse il concetto di elementare negli anni 80. Mi andrebbe a chiedere a Colombino. Entrai in un negozio, appunto, questo negozio dei giocattoli, mi proposero ovviamente i vari Voltron, c'erano i robottoni in quel periodo lì, i Masters, eccetera, eccetera. Io da dentro vidi proprio questa scatola appoggiata con l'artwork che ha ancora tutt'oggi, per chi ha la fortuna di possedere questa scatola, di HeroQuest, con il barbaro praticamente messo in posa con la spada, il mago che lanciava le magie, eccetera, eccetera, il nano e il mezzelfo. Me ne innamorai e uscii abbracciato praticamente a questa scatola, che in tempi non sospetti era più grande di me. Oggi impossibile la cosa, ma in tempi era quasi più grande di me. E lì ebbi proprio contatto con le prime miniature Games Workshop, quindi con gli orchi, i goblin, i Fimir, perché in quella scatola c'erano ancora i Fimir, le mummie, piuttosto che altri personaggi e mostri, eccetera, eccetera. Tra l'altro una scatola che... era esistita negli anni, oggi è custodita da mio cugino, ciao Armando, mi raccomando, custodiscela bene. E a quei tempi feci i miei primi esperimenti di pittura, perché in realtà i modellini, quelli ad esempio del carro armati, aeroplanini, eccetera, non li avevo mai dipinti. Al limite attaccavo le decals presenti eventualmente nella scatola direttamente sul grigio plastica, ma non l'ho mai dipinto. Il primo esperimento di pittura avvenne con la scatola di HeroQuest, ai danni di un orco in particolare, anche perché non avendo nessun tipo di nozione, non esisteva internet, eravamo negli anni 80, quindi si faceva modellismo scalzi sui cocci di vetro. Per farvela breve, dipinsi quest'orco con i colori che avevo a scuola elementare, quindi con i colori a tempera. Poi fu scolorato anni dopo e nascosto. In che modo? Non con la fiamma ossidrica. Ah, ecco. Ci tengo a dire che nessuno dei miei modelli è mai stato maltrattato da fiamme ossidriche o spazzole di metallo. Okay. Di ottone. Di ottone o quello che è. Feci tutta la raccolta come il nostro buon paesiello in edicola, appunto delle uscite di Warhammer pubblicate dalla edite della De Agostini. Non cominciai a giocare però al fantasy. Feci una cosa strana per il mondo odierno, cioè compravo solo le miniature che mi piacevano e non invece mi costruì un esercito di Warhammer Fantasy. Mi sono studiato tutte le razze del fantasy, mi piacciono molto i nani, però tatticamente li trovo poco mobili. C'è un'alternativa, almeno ai tempi esisteva un'alternativa praticabile, che erano i nani del caos. Però tutti i modelli erano in metallo e alcuni potevi realizzarli solo tramite modifiche di altri modelli, quindi dissi, aspetto che mi rifanno in plastica i nani del caos e li comincio.
sto aspettando tutt'oggi, non li hanno mai fatti in plastica, perché non valgono quelli di forgio, sono in resina, non in plastica. Quindi questo è un po' un momento triste, cioè Colombino agli elfi silvani, Paisiello alla caduta del vecchio mondo. I nani del caos. Tu i nani del caos. In realtà oggi ho eserciti di fantasy, eccetera, eccetera, perché poi negli anni comunque ho messo insieme un esercito Skaven, uno di alti elfi, e poi tanti, non so se un esercito di Bretonnia, perché ho comprato solo i modelli che mi piacevano, e quindi in realtà non ho tanti modelli del fantasy, non ovviamente come nell'antro del Papa Paisiello, anche perché ho collezionato più il Signore degli Anelli e Warhammer 40.000. Infatti il mio primo esercito completo è di Warhammer 40.000, un esercito praticamente di modelli di seconda edizione che molti dalle parti di Milano e Monza conoscono perché hanno visto sui tavoli da gioco, anche a Torino credo di averlo portato, che è un esercito appunto di Blood Angels tutti in metallo, infatti la mia ernia ringrazia un sacco ogni volta che li porto in giro, e questo è stato il mio primo esercito completamente dipinto da torneo. Poi in realtà oggi, come tanti di noi, ho collezionato oltre la misura dell'umana comprensione dello scibile, pur non essendo uno dei più grandi collezionisti d'Italia del mondo, però diciamo che mi difendo abbastanza bene. Mi capitò anche, mi capitarono fortunatamente in mano anche i libri del buon Tolkien, e fin da subito il suo modo di scrivere, tutto il mondo da lui creato con l'Hobbit, il Signore degli Anelli, eccetera, eccetera, mi appassiona subito. Complice anche poi, sempre da De Agostini, con la GV che ebbe i diritti, pubblicò anche lì in edicola tutta una serie di uscite che mi fecero avvicinare al mondo appunto del Signore degli Anelli. Che tu in realtà hai adesso preso, perlomeno ultimamente, la malattia del Wulfen. In realtà è da anni, da quando uscì credo il ancora Occhio del Terrore, ok, o come invece potrebbe essere per quanto riguarda Paesiello l'Occhio del Terrone, secondo il come lo vogliamo chiamare, so sempre, sia per quanto riguarda il background, infatti lessi i romanzi pubblicati dalla Hobby and Work, per quanto tipo Le Lame del Lupo, piuttosto che i romanzi dedicati comunque a Black Mane, e mi appassionai di tutto il mondo appunto dei lupi siderali, cominciai a collezionare i modelli, già dei Wulfen, non solo quelli nuovi, ma quelli in metallo che uscirono in edizione limitata per la campagna di anni addietro, piuttosto che tutti i modelli appunto riguardo questa combriccola, la sesta legione così conosciuta appunto degli Space Marine, che è quella degli Space Wolves, o conosciuti dagli altri come lupi siderali. Personaggio preferito nell'universo di Warhammer 40.000 del Signore degli Anelli? Porca miseria. Se potessi avere 10 minuti di tempo per dialogare con un personaggio, che personaggio sceglieresti? Beh dai, le Marras. Le Marras. Il momento più bello e il momento, tra virgolette, più brutto della tua carriera hobbistica? Momenti più belli, momenti più brutti, principalmente sono legati alle persone, nel senso che come tanti di noi questo hobby mi ha portato a conoscere persone meravigliose, a coltivare amicizie e quindi conoscere persone speciali che ancora oggi sono amiche. Al tempo stesso ho conosciuto anche persone di merda, giusto per usare un francesismo, e che ho perso invece volentieri nel tempo, che i classici power player, piuttosto che poi oltretutto neanche erano amici veri in quel senso lì. In realtà poi, come molti di noi, dicevo forse in qualche puntata fa, qualcosa che abbiamo già pubblicato da un po' di tempo sul nostro canale, mi raccomando iscrivetevi qua sotto al canale, dicevo, ci sono due categorie di hobbisti, quelli pieni di soldi che possono permettersi tutto e quelli che devono fare delle scelte, quindi capitalizzano i soldini, li mettono a parte nel porcellino e poi puntualmente lo rompono per andare a comprare i pupazzi, eccetera, eccetera. Anch'io in quegli anni lì avevo un budget limitato, non essendo nato ricco, purtroppo di famiglia, ancora aspetto, ma ciao mamma, ciao papà, se voleste farmi sapere che in realtà mi avete mentito tutti questi anni per insegnarmi cose importanti nella vita, in realtà mi fate la sorpresa che siamo milionari di euro, sono pronto, adesso ho capito un sacco di cose, ma nel frattempo, diciamo, in quegli anni io mi sfogliavo, perché mi piaceva un sacco leggere, come dicevo prima, me li compravo tutti i White Dwarf, e li sfogliavo e porca miseria, avrei comprato tutti i modelli ogni volta che uscivano, che capita solo a me, mi rendo conto che a tutti gli altri questa cosa non succeda,
E negli anni, soprattutto poi con quelli del Signore degli Anelli, soprattutto questa cosa, oggi risfogliando quei White Dwarfs, comincio a fare un po' come se facevo con le figurine. Cielo, 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 cielo. Quella è una grande soddisfazione, per esempio. I miei genitori non sono mai stati particolarmente interessati al mio hobby in particolare, poi avendo avuto molto spazio in casa, a meno i tempi, anche lì non li incrociavano spesso, li guardavano, chiedevano, ma non... Ecco, sappiamo anche che c'è una sorella che ci segue, possiamo anche salutarla. Ciao Sonia. Ok. Ci segue dall'estero. Ci segue anche dall'estero, vedi, abbiamo follower anche in terra straniera. Lei cosa diceva riguardo questi modellini? Insomma, la sorella che vede il fratello giocare, con giocare, però dipinge. Lei è sempre stata appassionatissima, ovviamente ho dovuto trattenerla perché non è vero. Ok. No, anzi, mi pare che abbia commentato magari in qualche post nella nostra pagina Facebook che non ci capisce niente e non ci capirà mai niente. Una cosa del genere. Ma continua a seguirci, continua a piacergli. Vabbè, ma perché quello sei cocco suo, cioè ti vuole bene. In realtà ha un figlio, mia sorella, ancora molto giovane, ma che in realtà è già stato segnato dal simbolo del modellismo in tenera età. Quindi diventerà un modellista, che lei lo voglia. Sappi che quello che ha iniziato a fare hobby in tenera età è stato Colombino, quindi... Sì, ma non era seguito. Ah, ok. O meglio, sappiamo tutti che mentore ha avuto Colombino, perché è finito così, il suo mentore è stato Paesiello, quindi... Come descriveresti in una sola parola il tuo rapporto con l'hobby, con il modellismo in generale, col Signore degli Anelli? In una parola sola, il mio rapporto con il modellismo, direi amicizia. Dovete sapere che il nostro buon Fra è amico dell'astropate, infatti ci ha fatto... Ciao Nick! Ci ha fatto conoscere il buon Nick al Modena Play. Sono anche il suo spacciatore ufficiale di spillette. Esatto. Fate un salto sul nostro canale YouTube e andate a vedervi l'intervista che abbiamo fatto al Modena Play all'astropate. All'astropate e al ciuffo dell'astropate. In realtà è proprio la magia di quello che dicevo prima, proprio il discorso del pilastro di questo hobby che avvicina comunque la maggior parte delle persone, perché abbiamo visto che in realtà ci sono diversi approcci a questo hobby. Con Nicolas in realtà ho cominciato a seguirlo, apprezzarlo come tantissimi altri su internet, quindi perché appunto pubblicava sia all'inizio nel suo blog, poi anche nella pagina Facebook, eccetera, eccetera, tutto quello che era cose interessantissime di background riguardo comunque... questi universi di fantasia che noi adoriamo. Finché abbiamo avuto l'occasione di incontrarci di persona, perché comunque vivendo lui praticamente in Molise, in posti che non esistono, nel Canavese in particolare, e quindi posti di fantasia come l'isola che non c'è, e quindi siamo riusciti a vederci di persona nonostante le tempeste warp, e in realtà non tante volte quanto avrei voluto, perché ci siamo visti di persona forse 2-3 volte, non di più purtroppo, ma dobbiamo recuperare assolutamente Nicolas questa cosa, e niente, appunto questa è la magia del nostro hobby, il fatto che appunto ci possa avvicinare a persone che magari normalmente nella vita non avremmo mai conosciuto. Salutiamo i nostri amici che sono rimasti con noi fino alla fine di questo punto di non ritorno. Grazie per essere rimasti svegli fino a qui. E chi lo sa, magari stanno dormendo. In realtà quelli svegli, quelli stanno dormendo, è un problema loro. Quindi grazie per essere rimasti svegli fino a questo punto. Come dicevo prima, se non vi foste già iscritti al nostro canale potete farlo, piuttosto che mettete mi piace se vi piace, o come per il paesiello, al di là dei punti di non ritorno, che è una rubrica un po' particolare, però in generale se ci fossero argomenti al nostro canale che vorreste che trattassimo, o in particolare di razze, eserciti, eccetera, o di aspetti del hobby che vi piacciono, fatecelo sapere, siamo qui. Ciao! Il papà che si sfonda la porta con la fiamma ossidrica. Scoloriamo! Ciao papà di paese. Ma soprattutto alla mamma di paese. Sì.